tutti friends dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi, oggi a proporre un altro piccolo confronto per farvi capire ancora più nel dettaglio la differenza tra un gioco simulativo e uno totalmente arcade. Lo so che nei commenti le solite capre verranno a dire: eh no, ma tu non puoi paragonare Forza Motorsport al Man Ultimate. Perché non lo posso paragonare? Scusa, sono due giochi che hanno le stesse macchine, le stesse piste, si possono paragonare. Cioè, come tutte le altre cose che comunque fanno parte della stessa fetta di mercato, il giocatore sim racing, la maggior parte nei casi, soprattutto se è munito del Game Pass, c'ha sia l'uno che l'altro. Quindi perché non si possono paragonare? Non si potrebbero paragonare se uno parlasse di rally, di camion, e l'altro parlasse di macchine da pista, ma hanno le stesse piste e le stesse macchine. Capite come i giochi vanno automaticamente messi a paragone, punto primo. Punto secondo, per chi ha la memoria corta, vi ricordo i grandi proclami fatti da creatori, come si chiama? Turn 10, come si chiamano questi qua? I creatori di Forza Motorsport, che dicevano all'epoca che Forza sarebbe stato il gioco più evoluto, quello più avanzato, l'unico gioco di macchine davvero next gen, e non lo è, assolutamente. 10 punti di contatto sull'asfalto, qualcosa che non si è mai visto, una guidabilità pazzesca, quella e quell'altra. Poi esce il gioco, fa cagare, ed è peggio forse rispetto al 7, che c'ha anni e anni sulle spalle. Quindi, cioè, io me li ricordo i proclami, voi non me li ricordate, andatela a vedere cosa si era detto nei trailer e nelle interviste prima che usciva Forza Motorsport, che sarebbe stato il gioco più evoluto di macchine sul commercio, sul mercato, e così non è. Anzi, un gioco pessimo, perché poi tra i due quali sono le differenze? Le vedrete nel video. Forza ripropone la stessa pista con la stessa macchina che su Le Mans è ai limiti dell'inguidabilità per quanto è difficile da guidare. Su Forza potete mettere pure la sigaretta. Ma il non è niente, non è né il traction né niente. C'è il traction attivato su tutti e due i giochi. C'è il volante col force feedback alto su tutti e due i giochi. Non sono quelle le cazzate che si può inventare il fanboy. E uno c'ha dei dettagli e uno ce n'ha degli altri. Uno è dettagliato pochissimo, perché è un gioco buttato là soprattutto per far giocare la gente, secondo me, da pad in prevalenza. Uno è un gioco da volante che ti ridà tutto quello che ti dovrebbe ridare. Perciò ci buttiamo nel video. Come al solito invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Se volete lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends. Mi potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza. Link di PayPal in descrizione. C'è l'aiuto, il sostegno al mio canale, abbonamenti, donazioni, potete aiutare il mio canale a sostenersi e a crescere. Partiamo con questa sfida tra Forza Motorsport e Le Mans Ultimate. Allora, eccoci qua, ragazzi, Sebring con la Porsche su Forza Motorsport. Allora, a me fa ridere quelli che dicono: no, ma tu devi regolare il force feedback. Allora, il force feedback sta quasi al massimo, è una pietra, non è un problema di force feedback. Ma tu l'acqua devi levare il traction, ma il traction non l'ho levato neanche su Le Mans, cioè forse non avete capito, ragazzi, queste sono le scuse di chi non vuole ammettere la realtà. Purtroppo qua su Forza Motorsport la pista è fatta in maniera molto molto meno dettagliata rispetto a come è fatto su Le Mans Series, e la macchina sostanzialmente, ragazzi, è una macchina che ha molti meno feedback. Questa è una pista iper frastagliata. Il gioco la ricrea in maniera molto più dettagliata, cioè molto meno dettagliata qua e molto più dettagliata di là. Adesso lo vedremo. Guardate qua, vedete? Cioè, a me il volante non mi sta dando nessun feedback in questo momento. Un po' di vibrazioni. Ma questa è una pista qua che il volante mi dovrebbe veramente saltare in mano, per quanto è frastagliata. La macchina, come al solito, ha questo effetto strano. Un po' largo. C'ha questo effetto strano di ondeggiamento. Cioè, vedete? Tutto sto stridone di gomme. Ma non esiste nella macchina vera. Non esiste. La macchina vera è incollata all'asfalto. Questa invece sembra una macchina stradale che quando fa le curve... Senti che cosa. Dai, su, raga. C'è l'antirealismo per eccellenza. Poi graficamente è pure bella la pista. È bella la macchina, non si discute. Ma per il resto, a livello di guidabilità, ragazzi, top. Praticamente non sento nulla sul volante. Sento solo il force feedback che simula un po' il peso dell'auto. Praticamente la pista che è distrutta, sconnessa, che nella realtà è una pista molto molto sdrucciolata, diciamo così,
qua è come se fosse liscio, vedete. Sarà parecchi che parto concentrati su queste minchiate. Quando il gioco purtroppo, perché effetto navigazione, la macchina fa così, galleggia. Effetto galleggiamento. Lo dico sempre, Forza Motorsport è meglio giocare col pad, perché tutto quello che sto dicendo io col pad non lo percepite. Col pad vi sembra molto più realistico, ma col volante lasciate perdere, non c'è proprio senso. No, guarda qua, cioè, guardate qua, una leggerissima vibrazione del volante per simulare un tratto di strada veramente devastato che è questa pista, Questa pista è veramente distrutta, devastata. Però in questo gioco qua l'antirealismo che ha, sono andato pure lungo, ma chi se ne frega, la fa come se fosse una pista normale, tranquilla. Cambiamo in quadratur, no. Fate vedere come si cazzo cambia in quadratur, vedete. Cioè non ha senso, ragazzi. Mi spiace, ma non ha senso sto gioco. Nel 2024 questo è un gioco senza senso. È un gioco dove dovrebbero scrivere sulla confezione: giocateci solo se avete un pad, e lasciatelo perdere se avete qualsiasi genere di volante, perché non ve lo godrete. Però queste cose le capite quando provate l'altra roba, gli altri giochi, che sono veramente simulativi. Ma vedete, anche io sono uscito di pista mo. In un gioco realistico mi sarei ammazzato, sono uscito a una velocità mostruosa. Poi invece avete visto? Ho girato lo sterzo e sono tornato in pista senza problemi. Guarda qua, guarda qua. Cioè la macchina non si scompone neanche. Nella realtà mi sarei ammazzato. Facessi sulle mani, vediamo se ci riesce. Dopo se facessi sulle mani mi ammazzerei. Oh, vabbè ragazzi, dai, quello che dovevamo vedere l'abbiamo visto. Diciamo semplicemente che su Forza Motorsport sembra di guidare un'altra macchina, non sembra di guidare un hypercar, non sembra di guidare a Sebring, perché la pista è liscia come l'olio, come se fosse una pista bella fatta, precisa, non è così. Quindi che vi devo dire? Purtroppo il livello simulativo di questo gioco è pari allo zero. Andiamo a provare la stessa macchina su Le Mans Ultimate, dai. Eccoci qua ragazzi, mettiamo le stesse impostazioni che abbiamo messo sull'altro gioco, vai. Mettiamo pure un po' di... mettiamo prima l'inquadratura molto da vicino e poi mettiamo un po' più lontano. Allora eccoci qua ragazzi, Le Mans. Siamo in pista che ci stanno anche altre vetture, eh. Ecco qua ragazzi, cioè praticamente il volante già in una curva mi ha dato il 100% di feedback diverso rispetto a quello di Forza Motorsport. Come vedete a livello grafico non è un gioco straordinario questo. Cioè Forza si mantiene, ma sentite, allora il sound è di un altro pianeta. E poi guardate qua, c'è la pista tutta frastagliata, senti tutto. Mamma mia ragazzi, quanto è tosta guida sta Porsche. Non ci ho mai corso qua con l'hypercar, eh. Cioè ragazzi, cambia completamente la giocabilità. Sento il volante molto dettagliato. Sento, guardate qua, che la pista è veramente... ecco qua, infatti sono andato lungo. Sento che la pista è veramente pazzesca. Ed invece su Forza qua sembra la pista è liscia, pulita. Quando qua purtroppo, come potete vedere, non è così.
infatti sto andando pure molto piano secondo me, guarda qua, è perché sto avendo difficoltà anche a gestire la frenata, questo è un mostro di potenza. Vedete qua, ci sta l'aeroporto, cioè ci sta l'aereo che parte, ma cioè, ragazzi, pazzesca. Qua il volante in questo rettilineo, che è quello forse un po' più pulito, mi vibra come mi vibra nella parte proprio più frastagliata di forza. Ecco qua, guarda qua, è ingestibile il volante. Eccoci qua, ragazzi. Stessa inquadratura di Forza Motorsport. Guarda qua, cioè, già faccio fatica proprio a girare lo sterzo. Perché la macchina ha tanti di quegli strattoni che faccio veramente fatica a tenere lo sterzo in mano. Cioè, pazzesco, ragazzi. Da qua c'è una posta sfumata qua. Cioè, così si sente proprio la complessità di avere una macchina così potente in mano. Faccio fatica anche ad accelerare, a frenare nel punto giusto, ragazzi. E in più l'asfalto è tutto frastagliato e lo sento tale e quale al volante. Sento tutto al volante, ragazzi, sento tutto. Guarda qua, ho toccato l'erba, come ammazzavo. Ecco qua, a bello inchiodato, ci voleva. Ma ragazzi, è un'esperienza completamente diversa, ripeto. E questa macchina, se la provi su giochi tipo iRacing, secondo me, guardate che ancora meglio che sulle mani. Nonostante qua c'è il traction pieno, perché ci ho mai corso, ma ragazzi, è un'esperienza scioccante, su. Esperienza scioccante. È tutto diverso. Non si può minimamente paragonare un Forza Motorsport. Ma perché li paragoni? Sono due categorie, non sono due categorie diverse. Cioè, hanno le stesse macchine, le stesse piste. Sono due giochi racing game, quindi si possono paragonare. Anche perché, come ho detto, Forza Motorsport era uscito come gioco iper simulativo, le gomme, il contatto con la strada, da sta trumatta qua. Ed invece poi all'atto pratico si è rivelato una fetecchia colossale. Questo che è in early access, quindi neanche completo, guardate qua. Cioè, siamo su un altro pianeta, ragazzi. Siamo su un altro pianeta. Non c'è altro da dire. E niente, ragazzi, dai, finisce così questo video, ennesima dimostrazione di come se uno si impegnasse i giochi uscirebbero bene. Forza Motorsport è stato semplicemente un gioco riciclato da vecchi giochi, con poco impegno, buttato là a un prezzo pure elevato per poter massimizzare i guadagni. Le Mans, che ha tutti i difetti del mondo, ma che come guidabilità, soprattutto l'hypercar, non si tocca, sta su un altro pianeta. Se volete provare le emozioni e potervi definire dei sim driver, di gente che gioca giochi seri, non potete giocare i Forza, i Gran Turismo, i Formula 1, perché sono giocherelli per bambini rispetto a quello che andate a trovare poi sui veri simulativi. Questo è quello che penso, io ci vediamo nei prossimi video. Wow!